Sì, no, c'hai ragione. Adesso aspetta. Questo. E così non li ho mai fatti, li facevo sulla sedda professionista. Sai la griglia qua. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. A greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends. But I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back. Buonasera. A parte che sono rossa, perché mi sono bruciata per il sole. E sì, il trucco sciolto. Ormai sono senza trucco. E niente, volevo fare questo vlog perché da ormai una settimana che non metto video. I gatti mi hanno praticamente fatto male alla faccia. E credo che qua sta uscendo. Oh mio Dio. Perché si è proprio, mi ha graffiato in faccia perché stavo scherzando con lui, stavo giocando e vabbè, comunque niente. Oggi è domenica, io sto registrando di domenica. Se non sbaglio non mi ricordo che cos'è, di 16, no. Oggi è il 9 domenica, luglio. Perché poi ogni volta mi dimentico con i video. Comunque, volevo fare questo vlog, ma comunque, guarda cosa mi sta uscendo. Credo che si sta gonfiando. Un ghiaccio. Infatti mi fa male l'occhio. Tanto per cambiare. Comunque, vediamo se... Allora, sto al sole, se sto con il sole... vi spaventate, a parte che vi spaventate già così. Ah, sono nella cameretta, che in teoria è la postazione dove ci sarà tutta la postazione per quando registro i video, fissa, però non è ancora pronta perché mancano i mobili e mancano
il coso del pavimento, non mi viene il nome, vabbè. Mi devo anche fare la doccia perché sono ancora in costume. Oggi abbiamo fatto il bagno in piscina per la prima volta, perché è da 2 settimane che da quando l'abbiamo montata non la stiamo più facendo. E allora siamo riusciti, perché domenica scorsa siamo andati a fare la grigliata, l'altra domenica siamo usciti con gli amici. E quello che io non registro, non vloggo su YouTube, lo vedete su Instagram. Per cui, per chi ancora non è iscritto al mio Instagram, iscrivetevi, seguitemi. È gratis, non è a pagamento. E ovviamente anche qua sul mio canale non si paga niente, dovete solo schiacciare iscriviti e ovviamente vi arriveranno le notifiche dei video che metterò. Comunque, dato che questi 2 mesi sono periodi morti per YouTube, ho deciso che anch'io per almeno 2 settimane prenderò qualche pausa su YouTube, non pubblicherò i video. In teoria ho deciso di fare 2 settimane a luglio e 2 settimane in agosto. Dato che io sono sempre a casa in questi 2 mesi, perché di solito quando vado al mare vado all'estero e vado a dicembre e gennaio, non vado più in agosto, per cui alla fine ho deciso che non farò niente in questi 2 mesi, sarò a casa, sarò in piscina, appunto che abbiamo messo la piscina nuova. E vedermi così, mamma mia, già cioè, fa schifo lo stesso, però appunto perché mi è andato via il trucco, mi si sta gonfiando la faccia per colpa di Budino. E niente, comunque ho deciso di mettere un video a settimana, così almeno se per caso il video dura tanto, come l'altro video che ho fatto, il vlog della nuova piscina che è durato 30 minuti, ho detto quasi quasi, non avendo il tempo di registrare i video in settimana e al sabato e domenica usciamo, facciamo qualcosa per, diciamo, svago, qualcosa di divertimento, alla fine pubblico di più su Instagram certe volte che diciamo registrare per YouTube. E niente, per cui adesso ho iniziato questo video un po' tardi, perché alla fine calcolate che abbiamo fatto la grigliata, però non ho ripreso, con una nostra vicina, e quasi tutta la mattina, tutto il pomeriggio. Poi siamo andati in piscina verso le 4, abbiamo fatto il bagno e vabbè, qualche clip l'ho fatto, per cui l'avete già vista prima. E adesso sono le 7, adesso cucino, così vi faccio vedere cosa mangio oggi. E niente, poi non so se durerà tanto questo, però volevo anche un po' parlare, perché da tanto che non lo faccio. E niente, queste sono le situazioni, per cui se per caso vedete pochi video, perché per questi 2 mesi ho deciso così. Poi da settembre, forse dal 10 settembre, inizierò a mettere più video, verso 2-3 video, più o meno come ho sempre fatto. E vediamo, anche perché adesso non ho video pronti, devo registrarli. Molti video non riesco a registrarli per il motivo che sto lavorando. E niente, novità sono che ho cambiato lavoro da ormai 3 settimane, per cui adesso sto lavorando in una ditta dove praticamente lavoro solo lunedì e il sabato, cioè dal lunedì al sabato, tutto il giorno, dalle 7, certe volte faccio anche le 6, fino alle 6 del pomeriggio, le 5 del pomeriggio, le 7 di sera, per cui torno a casa tardi e ovviamente non ho, cioè potrei registrare a dire ok, però nella postazione non posso fare un vlog alle 8 di sera, perché alla fine non vedete niente quello che faccio. E per cui questo è, diciamo che sono abbastanza contenta di aver cambiato lavoro e di fare un lavoro diverso che non sia
finalmente pulizie, perché dopo 6 anni di pulizie finalmente ho trovato un lavoro che non è pulizie ma è un altro. Stare in una ditta è molto diverso, per cui la domenica io sono a casa, il sabato lavoro solo fino a mezzogiorno e vuol dire tanto e sono contenta. Per cui niente, adesso vi farò vedere più o meno cosa faccio stasera. Sono un po' rossa perché sono rossa. E basta. Non... Adesso vi faccio vedere anche le lampade che ho ordinato della Nutella. Sono troppo belle, per cui mi sono dimenticata di farvele vedere. Per cui adesso ve le faccio vedere in questo video. E poi vi faccio vedere cosa faccio stasera. Non è che faccio un granché, però vi faccio più o meno vedere quello che non vi ho fatto vedere. Intanto che poi dopo faccio la doccia. Prima mangio e poi faccio la doccia, perché poi mi devo struccare, non ci voglio. E niente, e vi faccio vedere anche gli animali, perché non vi ho fatto vedere. Di sicuro, vabbè, cioè, ancora non me l'ha scritto nessuno sotto i commenti. Però ce li ho ancora i conigli, sono ancora, anzi in queste 2 settimane dovrei anche montare le loro gabbie, vedere come sono, perché poi dopo gli farò un recinto, una postazione per loro in giardino, perché dovrebbero avere anche loro uno spazio. E niente, per cui adesso vi faccio vedere le due cose della Nutella e mamma mia come sono conciata. Comunque, a parte questo, volevo ringraziare sia le nuove iscritte che quelle che si sono iscritte al canale, quelli che mi seguono da poco e che commentano, che ogni tanto vedo che la stessa persona commenta sempre sotto nei video, non mi ricordo il nome. Però grazie dei tuoi commenti che mi lasci, sono sempre gentili e molto molto belli, per cui sono contenta che piacciono i miei video e certe persone attraverso un video più o meno vedono come sono io, che sono una ragazza semplice e non come le altre che fa vedere cose che non sono vere o mostra cose, ad esempio, vi faccio vedere questo uovo, è bellissimo, io ve lo consiglio, mi raccomando, è una sponsorizzazione, per cui compratelo subito perché è oro, è bellissimo. Cioè, io non ho ancora fatto sponsorizzazione, non ho fatto collaborazioni con nessuno, anzi con 2 o 3 ragazze su YouTube sì, però io non ho anche loro da pochi iscritti, non è che ho fatto collaborazione con una YouTuber, per cui su questa cosa qua per il momento non voglio farlo, anche perché sennò sembra essere tanto, come si dice, non onesta, perché non so se ci fate caso, chi sponsorizza molti prodotti, molte cose, dice di quelle cose assurde che poi quando le vai a provare, quando li testi te, non sono vere. Sinceramente sono tutte cose che loro dicono ma sono false, per cui preferisco essere vera e non dire cagate, cos'è sta cosa. Comunque, per farvi capire, io andrò avanti così a farvi vedere quello che faccio, le cose belle, e piano piano avrò anche in mente molte cose belle da farvi vedere e anche utili, solo che ovviamente devo trovare il tempo e certe volte anche la voglia di registrare, perché potrei registrare la sera quando torno da lavorare, ma non è che ho tanta voglia. Poi è difficile anche montare il video, perché ci vuole almeno 1 ora per montare i video e poi convertire per poi pubblicarli sul a voglia. Comunque, vabbè, adesso vi faccio vedere 2 cose e poi vi faccio vedere la serata, come si conclude. Comunque, spero che avete visto i miei fichi. I kiwi ancora non sono pronti, il lampone ne ho mangiato uno perché gli altri li ho lasciati lì, sono andati un po' a quel paese. E poi le pesche, mi sembra sì, ve l'ho fatto vedere nella clip.
e basta. Per cui questa è la situazione. Adesso vado a cucinare, intanto però voglio provare a far durare questo vlog un po' lungo, perché così almeno vi metto un video a settimana. Per adesso un vlog a settimana, poi vediamo, perché non so quando fare la pausa di 2 settimane, anche se in teoria dovrei farla già da subito, perché non avendo video, non avendo... cioè, fino a quando non faccio niente, non è inutile mostrarvi le cose, cosa faccio, stare a casa. Cioè, e per cui ricordatevi che anche se non vi avviso di queste 2 settimane di luglio e di agosto, comunque sapete che sto in pausa almeno queste settimane qua. E poi vediamo, perché appunto ogni tanto vedo che qualche visualizzazione si alza, cioè qualche persona li guarda i video, per cui non è male, che sono un bel po' di persone che guardate i miei video per adesso, poi vedo. Allora, vi faccio vedere le nuove lampade alla Nutella. Queste sono con la scritta, c'è il barattolo di Nutella con la lampadina dentro. Questo l'ho presa verde, con scritto l'amore per Nutella non si spegne mai. Poi c'è questa qua blu, modalità Nutella on. Hanno così e fanno la luce così. Adesso si vede un po' male, comunque, e sono molto, molto belle. Poi le metterò sui comodini. Vabbè, adesso uno non ce l'ho di comodino, c'ho la sedia, è ancora un po' da mettere a posto. Comunque queste qua le ho prese col concorso della Nutella e allora volevo farvele vedere. Questa è la prima cosa che volevo farvi vedere. La miseria, non ti piace? Direi di no. Volevo provare, ma direi che non gli piace le bolle di saponi. Direi che lo odiano.
facciamo la pasta con sugo e mozzarella. Ovviamente me la devo portare anche al lavoro, per cui al lavoro mi porto solo il sugo con la pasta, e adesso metterò la mozzarella dentro alla pasta. Ma in tutto questo ve l'ho fatto vedere il vassoio della Kinder. Ne ho due. Questo qui, che l'ho usato. Questo qua, che è in fondo, in alto. Comunque ce ne ho due. Thank you.